L'ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata dal tanto agognato sorpasso in termini di Auditel sulla dirimpettaia Mediaset Amici di Maria De Filippi. Un grande risultato che era nell'aria per lo show di Billy Carlucci, che anche nelle scorse settimane era sempre più vicina numericamente alla concorrenza. In parte il merito del grande successo della trasmissione è da cercare e trovare anche nelle polemiche fra concorrenti e giuria, ed in particolare in quelle che vedono protagonista Giuliana Dessio, attrice amatissima dal pubblico che però ha dimostrato fin dall'inizio di soffrire molto la gara e di giudizi negativi. Dopo l'exploit della scorsa settimana, quando ha minacciato il ritiro e si è rifiutata di ballare per lo spareggio, Giuliana Dessio anche questa settimana avrebbe avuto una reazione avversa ai giudizi poco simpatici di Mariotto & Company. Non vedendola in Sala delle Stelle, Milly Carlucci ha chiesto informazioni e ha saputo da Paolo Belli che Giuliana era in camerino molto arrabbiata con la giuria. Secondo i giurati Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, che lo hanno twittato, Giuliana Dessio avrebbe sfasciato il camerino in preda alla rabbia. La Dessio, sempre via social, ha smentito tutto. L'attrice ha anche tenuto a smentire decisamente la voce diffusa dal sempre informatissimo Dago Spia, che avrebbe una storia d'amore con il suo maestro di ballo Michael Fons. Dal suo profilo Facebook Giuliana Dessio ha scritto: «Non c'è stato alcun camerino distrutto. Chissà perché questa è una classica fantasia dei gay, la diva che distrugge i camerini come in un film degli anni 50. Non distruggo le cose degli altri e nemmeno cerco di distruggere esseri umani, come state facendo voi con me in questa trasmissione, raccontando bugie. Per la cronaca, ero in infermeria e attendevo in mutande che mi riportassero il vestito per l'esibizione che era stato cucito troppo stretto. Sul mio stato d'animo non dico niente. Come ho detto in diretta, mi piaccio di più quando taccio e in questa trasmissione ho quasi sempre solo taciuto e ballato, almeno ci ho provato». Giuliana Dessio ha anche bollato come falso l'articolo dove si parlava della sua presunta love story con Fons.